È stato lasciato l'onore, devo dire, di presentare Tiziano Cornegliani. Tiziano Cornegliani è medico ed è medical writer, editor, correttore, quindi ha un'esperienza a tutto campo in quello che è l'editoria scientifica. L'abbiamo invitato proprio per questo motivo, perché vi dia un po' in generale l'idea di quella che è l'editoria scientifica oggi, soprattutto per gli studenti del Master in Comunicazione delle Scienze che magari vogliono incanalarsi in questo settore per farne una professione. Quindi vi darà una serie di spunti di che cos'è questo mondo e poi ovviamente farete tutte le domande del caso. E poi non da ultimo, insomma, io e lui siamo coautori di quel libro che vi ho fatto vedere prima. Lascio a te. Grazie, buonasera a tutti. Vi confesso che parlare dopo la presentazione di Cristina è terrificante. Anzi, Cristina non vi ha detto una cosa importantissima. Della cosa peggiore che possa succedervi quando dovete fare una presentazione, che questa presentazione venga calendarizzata dopo quella di Cristina Rigutti. Perché siete destinati a una figuraccia sicura. Pensate, mentre lei parlava, per esempio, quando ha detto dovete raccontare un episodio della vostra infanzia, e io ho detto, oddio, non ci ho pensato. Poi ha detto, l'ultima slide, nome, cognome, indirizzo, sito web, indirizzo mail, Twitter. Oddio, non ci ho pensato. È stato terrificante. Se ci fosse mia moglie qua, che è un'accanita sostenitrice della differenza tra uomo e donna, ma non solo biologica, su quello siamo tutti d'accordo. Mia moglie sostiene che uomo e donna sono due universi distinti, totalmente diversi. Direbbe che Cristina Rigutto è la riprova della superiorità della donna rispetto all'uomo. A proposito, ragazze, al vostro fidanzato non dite mai cerca di capire, perché come sapete bene gli uomini riescono a fare una cosa sola per volta, o cercano o capiscono. Fatto questa premessa, proverò a dirvi la mia cercando di essere all'altezza del compito. Allora, io vi parlerò di editoria scientifica e di come sia possibile avvicinare questo universo. Facciamo un esperimento. Ah no, anzi, una piccola cosa, a proposito della differenza ancora tra uomo e donna, non so se avete notato, ci crede intrinsecamente anche Cristina, se avete fatto caso, nel video c'erano solo donne. Questo povero ragazzo qua, che la seguo da 5 anni, non era nel video. Non gli sono bastati 5 anni per essere presente nel video in cui c'erano solo donne. E poi non so se avete notato, quella slide con quella vignette, quella maglietta, soluzione del problema. Avete visto qual era la soluzione? La donnina che buttava giù l'uomo. Vabbè, chiusa parentesi. Stavo dicendo, giusto per coinvolgervi, come ci insegna Cristina, poi giuro che non la cito più, chi di voi, alzi la mano, ha almeno una volta pensato mi piacerebbe lavorare nell'editoria, il che non vuol dire dipendente di una casa editrice, ma anche semplicemente scrivere un articolo, collaborare a un giornale. Chi di voi? Ecco, quindi in questo modo so di poter parlare a tutti e vi ringrazio. Allora, so che voi vi aspettate che io vi schiuda le porte dell'editoria scientifica. In realtà, sia perché sapete quale momento stiamo vivendo e quindi non voglio darvi illusioni, però cercherò di darvi una serie di strumenti che vi possano, se non aprire le porte dell'editoria scientifica, perlomeno schiuderle, perlomeno avvicinarle
e avere quegli strumenti per capire che cos'è e per capire se fa per voi e come potete lavorarci. Mi sono ricollegato al finale della presentazione di Cristina con un'altra citazione, questa volta certamente di Mark Twain, che dice: fai attenzione quando leggi un libro di medicina, potresti morire per un errore di stampa. Se la citazione che aveva usato Cristina nella chiusura del suo intervento era un inno alla esattezza, alla brevità, e io potrei dire ciò che è esatto è breve, come dicono quelli che realmente ci credono, questa citazione è un elogio alla, anche qui, alla esattezza. L'esattezza è una peculiarità essenziale di chi vuole lavorare nell'editoria scientifica. Cosa vuol dire? Fai attenzione quando leggi un libro di medicina, potresti morire per un errore di stampa. Premesso che nessun medico, si spera, darà un farmaco, somministrerà un farmaco basandosi su quello che c'è scritto su un manuale, bensì sulla sua esperienza, voi pensate, se troviamo 10 milligrammi di un determinato farmaco e l'errore di stampa fa in modo che questo 10 divenga 1 piuttosto che 100, cambia solo uno 0. Ma voi capite che per quel povero paziente può cambiare anche la vita, perché 100 milligrammi piuttosto che 10 o 1 piuttosto che 10 fanno una differenza enorme. Ecco perché l'errore in un libro di medicina e traslando in un qualsiasi libro di scienza è un errore grave. E quindi ecco questa citazione. E quindi ecco perché il requisito primo di chi fa editoria scientifica deve essere l'esattezza. Quello che voglio provare a dirvi è proprio farvi una panoramica dell'editoria scientifica. Per cui cominciamo proprio con questa prima slide che vi dà un panorama di quella che è l'editoria scientifica. Chi fa editoria e informazione scientifica? Ovviamente cominciamo con le case editrici. Le case editrici si distinguono in due grandi tipi per quello che riguarda il nostro discorso: quelle dedicate, cioè quelle specializzate, che fanno pubblicazioni rivolte principalmente allo scienziato, al medico, allo studente, e quelle invece generaliste, chiamiamole così, che hanno nel loro catalogo numerosi libri per il largo pubblico che vuole però acquisire informazioni di scienza. Le prime le conoscete. Una piccola premessa: proprio perché io mi occupo di editoria scientifica e di editoria medica, c'è la possibilità che io più o meno volontariamente vi dia maggiori informazioni sull'editoria medica piuttosto che su quella scientifica in senso lato. Però voglio credere che il denominatore comune sia abbastanza ampio, e voglio anche credere che voi sappiate che l'editoria medica fa la parte del leone, perché sia in termini di materiale pubblicato, sia in termini di addetti, sia in termini di lettori, chiaramente l'editoria medica fa la parte del leone nell'ambito dell'editoria scientifica. Quindi, dicevo, le case editrici specializzate, facciamo dei nomi: la McGraw-Hill, la E.D. Hermes, Minerva Medica, Il Pensiero Scientifico Editore, LSVR, che ha assorbito Elsevier e Masson. Ecco, queste sono tutte case editrici che fanno un tipo di editoria rivolto esclusivamente allo scienziato, nella fattispecie particolarmente al medico o allo studente che ha bisogno dei testi per preparare l'esame e arrivare alla laurea in quel corso. Altra cosa sono le case editrici generalizzate, generaliste. È esperienza comune che Mondadori, Rizzoli, De Agostini e moltissime altre hanno nel loro catalogo un'infinità di volumi che sono di educazione alla scienza. Facciamo un esempio che va per la maggiore. Adelphi, che è una casa editrice tutt'altro che scientifica, sta facendo i numeri da praticamente un anno
con 7 brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, che da un anno è praticamente in testa alla classifica dei libri più venduti. E quindi, pur non trattandosi di una casa editrice scientifica, si tratta di una casa editrice, anzi, umanistica, profondamente umanistica, che però ha trovato questo meraviglioso libro che divulga la scienza in maniera semplice, spero che Leopoldo me lo possa confermare. Grazie, non l'avevo scritto. È un libro meraviglioso e oltretutto prima c'era una domanda di uno di voi che chiedeva come spiegare di fisica, no? Ecco, pensate, Rovelli riesce a spiegare talmente bene in queste 7 lezioni questi grandi concetti, la teoria della relatività, il Big Bang, l'inizio, l'origine dell'universo, e lo fa con una capacità di linguaggio così straordinaria, per cui una persona anche con una cultura media riesce a seguirlo e a capire. Lui addirittura, proprio mi ricollego alla domanda del vostro collega che chiedeva ma come si fa a parlare di fisica con un certo linguaggio così semplice, ebbene pensate, lui scomoda Shakespeare, quando racconta la storia dell'universo, che sembra, dice, guardate, vi ricordate quando Shakespeare dice sembra una storia narrata da un idiota, e non è una storia narrata da un idiota. Oppure quando racconta di queste cose mirabolanti e dice siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Guardate che è una cosa meravigliosa. Voi tirate fuori Shakespeare, che ha detto tutto. Dopo Shakespeare potevamo chiudere baracca e burattini, perché non c'è cosa che Shakespeare non abbia detto, pensato e scritto e che noi possiamo aggiungere qualche cosa di nuovo. Ebbene, Rovelli tira fuori Shakespeare per spiegare la fisica. Chiusa parentesi, questo per dire come case editrici specializzate, dedicate, e case editrici generaliste, che però con testi di questo tipo sanno venire incontro alla domanda del pubblico. In medicina questo si sente particolarmente più che nelle altre scienze, perché ultimamente, fortunatamente, è aumentata molto il desiderio di sapere come siamo fatti, come funziona il nostro corpo, perché ci ammaliamo, e di conseguenza il desiderio di avere a portata dei libri che ci spieghino questo. Certo, c'è un rischio, c'è il rischio che i medici temono moltissimo, che è quello che uno va dal medico e a momenti gli porta lì la diagnosi e poco ci manca che gli dà già, lo imbecca sulla medicina che vorrebbe, e il medico rimane un po' spiazzato di fronte a questo, lo capite? Però se questo ha dei rischi, ha anche dei vantaggi enormi, perché sapere perché noi ci ammaliamo, qual è il meccanismo della nostra malattia, è il primo passo per guarire, è il primo passo per curarsi, è il primo passo per sapere come uscirne. Conoscere i meccanismi del mal di testa è un modo per controllarlo, per prevenirlo. Ed ecco qui questa grande domanda di informazione, di salute e di scienza, tornando al libro di Rovelli, eccetera, eccetera, a cui anche case editrici generaliste vengono incontro, pubblicando tutti questi libri di scienza rivolti a un largo pubblico. Naturalmente, diremo poi, questo richiede figure professionali diverse. Altro è scrivere un libro per un editore dedicato, rivolto a un fisico o a un medico, altro è scrivere un libro divulgativo, per quanto sempre di scienza. Riviste scientifiche, vi veniva prima citato Focus, le scienze, e vi veniva detto come facciano dei grandi numeri, piaccia o non piaccia, però questa è la riprova di come ci sia una domanda di informazione scientifica che passa anche non solo dalle case editrici che fanno libri, ma anche dalle riviste scientifiche. Pensate in ambito di salute a Ok Salute della Rizzoli, a Star Bene della Mondadori, a Rizza Psicosomatica e a tutte queste riviste che vendono molto, perché c'è, siamo sempre qui, questa domanda di salute e di scienza. Pensate ai quotidiani che si sono adeguati. Il Corriere della Sera la domenica esce con le ultime 8 pagine dedicate alla salute.
la stampa c'ha un supplemento di scienza e un supplemento di salute, idem Il Sole 24 Ore, idem La Repubblica. I grandi quotidiani si sono adeguati a questa domanda di scienza con delle pagine dedicate. E poi ovviamente i siti internet. Anche qui, come già è stato accennato, ci sono quelli molto validi, come vi diceva Leopoldo. Pensiamo per esempio nell'ambito della scienza al sito della Fondazione Umberto Veronesi, oppure anche a Dica 33. E ovviamente ci sono quelli farlucchi, dove ci aiuterà, che cosa? A capire dove sta il bene e dove sta la superficialità. Ci aiuterà il metodo, la nostra cultura, il nostro sapere. Quindi questo è il panorama di chi fa editoria scientifica. Naturalmente, come ho premesso, per ciascuno di questi comparti occorrono figure professionali diverse. Vediamo quali sono queste figure professionali. Sull'autore è inutile spendere parole. L'autore è colui che scrive il libro. Nel caso in cui si tratti di un libro con più autori, sapete che si parla di editor o di qualcosa di questo genere. Spendiamo qualche parola di più sul revisore curatore. La maggior parte dei libri di scienza in Italia, a maggior ragione di medicina, sono traduzioni dall'inglese. Non c'è niente da fare. La cultura, la scienza, nella maggior parte delle ipotesi, nasce lì. Hanno altri strumenti, altre risorse, altri soldi, e noi traduciamo queste opere. Non si può pretendere, come diremo oltre, che il redattore abbia una cultura tale, addirittura ho sentito dire che il redattore scientifico è morto, non sono propriamente d'accordo, ma il senso è quello. Non si può pretendere che il redattore abbia una cultura tale da potersi fare garante di quello che è scritto nel testo. Ed ecco allora la figura del curatore. Curare l'edizione italiana di un volume vuol dire avere il proprio nome in copertina, a cura di, e vuol dire garantire che quel volume, quella traduzione, sia appropriata, corretta e giusta. Ma non solo, vuole anche dire, quando c'è per esempio qualche cosa che va cambiato, perché la realtà in Italia è diversa, pensate per esempio a un farmaco che nel Regno Unito è in commercio e in Italia non lo è. E allora chiaramente compito del curatore scientifico sarà contestualizzare quella traduzione alla realtà italiana, eventualmente anche aggiungendo qualche cosa che è peculiare, tipico, specifico per la realtà italiana. Purtroppo il curatore scientifico molto spesso non fa bene il suo lavoro, si accontenta della fama che gli viene data dal nome in copertina, delega la rilettura delle bozze a un suo studente o a uno specializzando e non fa il suo lavoro, quando invece sarebbe importantissimo farlo in una certa maniera. Il giornalista scientifico, lo abbiamo appena detto citando il Sole 24 Ore, citando il Corriere della Sera, è colui che scrive sui giornali di scienza. Una volta, pensate, il giornalista scientifico era uno che veniva magari dalla politica, dall'attualità, dagli esteri. Adesso deve essere una persona con una formazione specifica. Deve avere conoscenza di quello che scrive. E guardate che questo è fondamentale. Io quando sento al telegiornale è morto di un brutto male, mi sento veramente male. O quando sento dire è morto di un male incurabile, mi sento altrettanto male. Perché pensate alla disinformazione che viene lanciata con questo messaggio. Oggi il tumore, nel 50% dei casi, buttiamola lì, è curabile. Un giornalista che vi dice è morto di un male incurabile, basta, è finito. Cioè lancia un messaggio terribile, sbagliatissimo. Non a caso io ho sentito sia da Cristina che da Leopoldo usare la parola neoplasia, bellissimo. Sapete che c'è una battaglia combattuta dal professor Veronesi, il quale dice per cortesia facciamola finita di parlare di cancro, usiamo la parola tumore o neoplasia. Neoplasia è già alto.
accontentiamoci di tumore, ma cancro è bruttissimo. Sapete che cancro, se voi andate all'origine greca della parola, dà proprio l'idea di un qualche cosa che si ramifica dentro di noi, come un ragno che si allarga. È un'immagine terribile che noi abbiamo. Hai un cancro. È come dare non solo una diagnosi, ma è come dare un concetto terribile alla persona. Usare la parola tumore sarà una metafora, magari, però è più elegante ed è più aderente alla realtà, perché si può guarire. E tornando al principio di prima, il giornalista scientifico non può dire è morto di un male incurabile o è morto di un brutto male, o anche un qualunque altro giornalista. Questo è assolutamente fondamentale. Il giornalista scientifico deve avere una sua etica. Vi diceva prima Leopoldo di quando ci sono questi titoli gridati. Allora, il giornalista scientifico che viene a sapere che c'è una proteina, riprendiamo l'esempio di Cristina, come esiste veramente uno studio che forse un domani potrà magari permettere di affrontare la cura dell'Alzheimer, è vero, ma questo magari sarà vero tra 10 anni. Ma un giornalista non serio, che non abbia un'etica, il giorno dopo vi sbatte in copertina la notizia: l'Alzheimer si può curare, si può vincere. E che cosa succede? Che il giorno dopo tutti i pazienti, tutti i genitori e tutti i figli di quelli che hanno l'Alzheimer vanno dal medico e gli dicono: voglio quel farmaco lì. E il medico gli deve spiegare: no signora, guardi che non c'è, è uno studio, ma non corrisponde ancora alla realtà. Questo vale per l'Alzheimer, vale per il tumore, vale per tantissime altre cose. E quindi capite l'importanza di fare informazione scientifica in maniera corretta, in maniera etica. Bisogna sapere, studiare, bisogna conoscere e bisogna avere un'etica per dire le cose giuste, nel modo giusto, al momento giusto, senza fare propaganda, senza cercare lo squillo, senza cercare il titolo che fa notizia e che fa audience. Questo è il giornalista scientifico, che non può più, a questo punto, capite, venire dalla cronaca, dagli esteri o dall'attualità, ma deve avere una formazione sua. Il redattore scientifico non è del tutto morto, è un redattore che deve avere in sé un ampio bagaglio culturale e deve sapere ovviamente anche non solo di scienza, ma deve sapere anche di editoria. Mi chiedono in moltissimi al master di editoria della Università Cattolica dove insegno, anche perché sono quasi tutti laureati in lingue, in lettere, in comunicazione della scienza, però aspirano a lavorare nell'editoria, e mi dicono sempre: ma può un laureato in lettere fare il redattore editoria scientifica? La risposta è nì, nel senso che la medicina e la scienza in generale, voi lo sapete che la terminologia medica è una delle più ricche in assoluto. Ci sono tanti di quei termini in medicina che non avete neppure idea. Avere una conoscenza della terminologia medica significa avere una grossa cultura, che però un redattore deve avere e che ovviamente un laureato in lingue non ha. Però è anche vero il contrario, nel senso che idealmente questo lavoro dovrebbe farlo un medico, ma è impensabile che un medico faccia il medico per poi fare il redattore, e detto tra di noi, per guadagnare quanto guadagna un redattore. Per cui non lo farà mai. Oltretutto il medico non ha quegli strumenti lessicali, linguistici, del lavoro editoriale per fare questo lavoro. Per cui ecco perché la risposta è nì. Nel senso che se un redattore con un bagaglio culturale che è quello della cultura editoriale, di saper fare un libro, di saper correggere le bozze, di saper fare editing, aggiunge a questo una conoscenza dell'argomento, che è una conoscenza che si può apprendere anche partendo da una laurea in lettere, se uno ha voglia di conoscere, di imparare, di sapere, di approfondire, di aggiornarsi continuamente, allora questo può fare il redattore anche di scienza. Sempre ai miei studenti, alla fine del corso, e a 2 o a 3 di essi capita di lavorare in una casa scientifica.
All'inizio ciascuno di loro vede con terrore questa cosa, perché chiaramente chi si iscrive al master vogliono tutti lavorare in Adelphi, nessuno ci va. Però quei due o tre, io cerco in quelle poche lezioni che faccio di dire loro: non dovete considerare questa come una sfortuna. E infatti va più o meno sempre a finire che coloro che fanno lo stage presso la McGraw-Hill piuttosto che uno studio editoriale specializzato in area medica, alla fine non si pentono, perché scoprono la bellezza del lavorare con gli autori, magari perché non è magari propriamente il laureato in lettere, c'è qualche laureato in scienza della comunicazione, in giornalismo, e che hanno appunto questa maggiore versatilità per fare questo lavoro, che poi faranno molto bene con passione e con amore. La passione. Senza passione non si arriva da nessuna parte, in qualunque settore, in qualunque ambito. Se non si crede in quello che si fa, non ce la si può fare. Questo è un assioma fondamentale. Il traduttore scientifico. Qui possiamo divertirci. Nel senso che anche qui tradurre, uno dice vabbè, chi è che non è capace, basta sapere l'inglese, non è così. Io vi assicuro che potrei scrivere un libro sugli svarioni che mi sono capitati nel mio lavoro di traduzioni che hanno preso una cosa per l'altra in una maniera drammatica. A proposito di drammatica, se uno mi traduce dramatic in drammatico, capite che noi rischiamo di avere una guarigione drammatica. Ma guardate che è così, eh? Io l'ho trovato. Volete ridere? Culture, cultura, la cultura delle urine. Fantastico. Oggi c'è la cultura delle urine, siamo molto vicini. Siamo molto vicini, però questo è il campo, basta tradurre con un calco semantico culture in cultura, delusion, una delusione, no, peccato, delusion è un delirio, effusion, una bella effusione, no, è un versamento pleurico, l'effusion è un versamento. Me ne sono segnato qualcun altro perché so che si ride sempre in queste cose. Ah, epinefrine, epinefrina. Lo sentite addirittura in ER, Grey's Anatomy, il dottor House. Epinefrina, non c'è niente da... dategli 10 mg di epinefrina. No, signori miei, è adrenalina. E norepinefrine è noradrenalina. Acetaminofen, l'acetaminofene. E che cos'è l'acetaminofene? L'acetaminofene è il paracetamolo, la tachipirina, ma bisogna saperlo. Però uno che non lo sa, acetaminofen, è ovvio, acetaminofene. Il problema è che poi viene preso come per buono, perché c'è gente che veramente ti dice prendi l'acetaminofene, oppure in Grey's Anatomy facciamogli un po' di epinefrina, capite? Failure, fallimento, no, è insufficienza. Questo vuol dire conoscere la terminologia, torniamo a prima, ma significa anche avere la volontà di non tradurre la parola più prossima a quella che trovate in inglese, ma sapere qual è la parola equivalente. Questo per dire come tutti voi siete sicuramente capaci di tradurre un testo dell'inglese, però la domanda è: avete la sufficiente conoscenza della terminologia e avete anche come dire quella volontà di andare a cercare quando non sapete, avete l'umiltà di calarvi nella parte? Sono cose fondamentali per chi vuole fare il traduttore scientifico. Il medical editor, chi è il medical editor? Così come nella narrativa l'editor è colui che prende per mano l'autore e lo aiuta a fare un buon testo, il medical editor è colui che prende per mano il medico e lo aiuta
a fare una pubblicazione scientifica come si deve. Voi sapete benissimo, e questo vale nella fisica, vale nella matematica, che se volete mandare un articolo a una rivista scientifica dovete rispettare dei requisiti primi, perché altrimenti questo vostro articolo, se non si piega alle norme di buona pubblicazione, di uniformità, non viene neppure preso in considerazione, viene cestinato. I requisiti di uniformità per i manoscritti da sottoporre alle riviste scientifiche devono essere osservati dalla prima all'ultima parola, come fare una bibliografia, come rimandare alle figure, alle tabelle, come fare le citazioni, come fare l'abstract, trovare le parole chiave. Ecco la funzione del medical editor, vi può aiutare nel senso che un medico queste cose non le sa. Il medical editor lo prende per mano e con umiltà lo porta a far sì che il suo articolo soddisfi quei requisiti minimi per poter essere accettato da una rivista scientifica. E questo vale nel campo della matematica, della fisica, quando dovete mandare un articolo a una rivista scientifica di valore. C'è dietro un comitato di editor che, se non rispettate questi requisiti, non prende neppure in considerazione il vostro lavoro. Il medical writer è una via di mezzo, nel senso che è colui che scrive di medicina. Può scrivere per un giornale, può scrivere per un sito web, può scrivere su un quotidiano, su una rivista scientifica, e anche lui chiaramente deve avere delle grandi capacità, sia dal punto di vista della conoscenza, sia dal punto di vista, come dicevo prima, della etica, e soprattutto deve fare in modo che il suo messaggio sia sempre corretto, chiaro e sintetico. Come dicevo prima, che è un modo di dire che io amo molto, ciò che è esatto è breve. Ecco, se volete fare un tweet, ciò che è esatto è breve. Passiamo alla prossima slide. La formazione. Come si formano tutte queste persone? Il redattore, l'editor, il giornalista scientifico, il medical writer. Io non sto a parlarvi di lauree in editoria, anche perché penso che voi di lauree ne abbiate ormai fin sopra la testa e non ne possiate proprio più. E poi anche perché in ambito editoriale sono molto poche le lauree specifiche per, anzi una volta non c'era neppure la possibilità di laurearsi in editoria. Ci sono però altri percorsi che sicuramente vi aiutano molto per lavorare nell'editoria scientifica, per esempio i master. Vi dicevo prima del master di Milano, dell'Università Cattolica, in collaborazione con il Centro Padre Pia Marta, che funziona più o meno così. Ci sono 6 mesi di lezioni frontali in cui vengono dati agli allievi tutti gli strumenti del lavoro editoriale. Si parla loro sia di lavorare nella narrativa, ma anche, che ne so, nell'editoria religiosa, fumetti, libri di cucina, chiaramente editoria scientifica. Cioè gli si dà un panorama a 360 gradi su quelli che sono tutti i mestieri editoriali, tutti i mestieri del libro. E poi alla fine del master ci sono 3 mesi di stage presso una casa editrice o uno studio editoriale. Non sono molti, c'è questo che vi ho citato, poi sempre a Milano c'è quello della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori in collaborazione con la Statale, poi c'è quello dello IULM, poi invece a Pavia ce n'è uno il cui nome esatto è Professioni e Prodotti dell'Editoria del Collegio Universitario Santa Caterina da Siena. E poi a Roma c'è quello dell'Università La Sapienza che si chiama Editoria, Giornalismo e Management Culturale. Certo, il master è un percorso lungo, bene o male è comunque un altro anno, perché uno deve immaginare 6 mesi di lezioni frontali più 3 mesi di stage. E allora ecco una scorciatoia, i corsi di editoria. I corsi di editoria sono una cosa molto più breve, certe volte trovate addirittura dei corsi di editoria nel weekend, perché chiaramente affrontano delle problematiche molto particolari, molto settoriali,
C'è per esempio il workshop su correggere un testo, quell'altro addirittura sugli aspetti, che ne so, del diritto d'autore, quell'altro su impaginare un testo. Sono dei master che sono tenuti da personale altamente qualificato e che nel giro di 24-48 ore cercano di darvi quegli strumenti minimi per affrontare, se non un panorama così ampio come quello che dicevo prima, perlomeno un ambito in cui voi siete particolarmente interessati, che può essere quello dell'editing, dell'impaginazione, del lavoro di redazione, eccetera. Questi master sono tenuti da diverse case editrici, per esempio Minimum Fax è famosa per i master che tiene, in ambito scientifico Minerva Medica, la stessa FGP, la Fondazione Giovani Pia Marta, tiene numerosi di questi corsi, addirittura anche su come fare un ebook, su come saper promuovere il proprio libro attraverso i social network e tutte cose di questo genere, molto settorializzati, molto specializzati. E poi c'è anche l'Associazione Italiana Editori che fa numerosi corsi di editoria brevi di questo genere. Poi ci sono gli stage, non sto parlando naturalmente dello stage che vi dicevo prima alla fine di un master, ma dello stage di quando si chiede di poter entrare in una casa editrice o in uno studio editoriale. Fortunatamente oggi, anche se in maniera molto limitata, la legge tutela un momentino gli stagisti, nel senso che un minimo di compenso appena appena dignitoso viene riconosciuto ed non è più come una volta che era possibilità da parte degli editori di avere manodopera altamente qualificata a nessun costo. Però dovete ovviamente stare attenti. Cioè, se da una parte chiedere di poter fare uno stage è un'esperienza molto importante perché significa capire esattamente che cosa andrete a fare se vorrete lavorare in quel contesto, capire esattamente che tipo di lavoro si fa dal vivo, dall'altra parte purtroppo c'è ancora chi allo stagista fa portare il caffè o fa fare le fotocopie, per cui chiaramente dovete, prima di cominciare, nel caso in cui vogliate scegliere di fare uno stage, mettere dei paletti estremamente precisi per dire: io sono qui, ho umiltà, ho piacere, voglia di apprendere, però dovete mettermi nella condizione di poter apprendere e di poter fare veramente un mestiere, non di farmi fare le fotocopie oppure di abbandonarmi a me stesso. Un buon stage ha bisogno di un tutor, di una persona che lo affianchi e che lo aiuti. E poi le agenzie di comunicazione. Le agenzie di comunicazione sono una cosa... ho saltato gli studi editoriali, dopo ve lo dico. Le agenzie di comunicazione sono una cosa particolare, soprattutto nell'ambito scientifico. Per esempio, una casa farmaceutica che lancia un nuovo farmaco ha bisogno di una campagna adeguata, ha bisogno di una brochure che l'informatore scientifico porterà al medico affinché il medico possa sapere che è uscito, che è commercializzato questo nuovo farmaco. Questa brochure dovrà essere da una parte breve, sintetica, accattivante, bella, piacevole, ma dall'altra parte, per chi vorrà approfondire, dovrà riportare anche tutta la documentazione tecnica e tutti gli studi clinici che sono stati fatti per arrivare a quel farmaco. Ci dovrà essere naturalmente la scheda tecnica di quel farmaco. E allora ecco l'agenzia di comunicazione. Cosa fa l'agenzia di comunicazione? Ha una serie di figure che vanno dal l'agente che procaccia il lavoro andando nelle case farmaceutiche e prendendo il lavoro, lo porta in agenzia, lo dà ai grafici che sviluppano un progetto estremamente accattivante, piacevole, questo poi passa ai copy o ai medical editor che scrivono i testi e poi passa ai redattori che verificano la qualità del tutto. Quindi un enorme lavoro di squadra. Avrete sentito parlare per esempio della Sadler, la più importante agenzia di comunicazione scientifica in Italia e anche una delle più importanti del mondo, dove proprio si fa questo tipo di lavoro. Cioè le case farmaceutiche sanno che un'agenzia di comunicazione di questo tipo gli fa un servizio a 360 gradi.
ho saltato gli studi editoriali. Gli studi editoriali sono una realtà molto importante nel panorama dell'editoria italiana, perché con la crisi che c'è stata, ovviamente le case editrici non hanno interesse a assumere personale in maniera indeterminata. Pensate per esempio alla realtà del libro scolastico, per il quale si lavora magari 6 mesi all'anno. Per cosa me ne faccio di un dipendente 12 mesi su 12? Delego il tutto a uno studio editoriale e non ho bisogno di avere mano d'opera fissa di cui poi non so come liberarmi. Purtroppo queste sono le regole del mercato di oggi. Allora molti editori delegano totalmente a uno studio editoriale la realizzazione per intero di un libro, di un progetto, oppure alcune parti di esse. Per esempio, siamo arrivati ormai all'assurdo che una casa editrice, a meno delle grandi, non ha più redattori dentro la casa editrice stessa, perché vengono delegati allo studio editoriale. Quindi vi ho detto quali sono i modi, diciamo così, per formarsi se si vuole pensare di lavorare nell'editoria scientifica e quali sono i possibili approcci, le possibili strade che si possono prendere. Vorrei ancora spendere due parole su questo, e cioè a proposito della formazione. Per esempio, l'importanza di acquisire crediti e specificità. Parlavo per esempio prima del traduttore e vi dicevo come sicuramente questo è un mestiere che molti di voi potrebbero benissimo fare. Però, al di là di tutte le cose che vi ho detto prima, se per esempio volete proporvi come traduttore, dovete pensare di qualificarvi anche. Allora, vi do per esempio un consiglio, perché non associarsi, che ne so, alla ITI, Associazione Italiana Traduttori Interpreti, poter dire, non sono un traduttore freelance chi che sia, ma sono un traduttore affiliato alla ITI, è una patente, vi si è insomma, poter mettere sotto il vostro nome e cognome affiliato a ITI fa la differenza. Ho fatto il nome di ITI per farne uno, ma possono valerne altri. Non solo, significa anche avere molte più opportunità di lavoro, perché se entrate in un'associazione di questo genere, entrate nella loro community. Che cosa vuol dire? Quando un traduttore, per esempio, che fa parte di questa associazione riceve un lavoro, ma è occupato perché ha già un lavoro, mette in rete quel lavoro per cui lui non è disponibile e tutti gli altri soci, attraverso password, entrano in questa community e sanno che c'è la disponibilità di questa traduzione e quindi dicono sì, me la prendo io perché c'è tempo e la faccio. Quindi capite come dei piccoli passaggi possano essere fondamentali per trasformare la vostra collaborazione di traduttore così occasionale in un traduttore professionista o semiprofessionista o quasi. Lo stesso vale per il giornalismo scientifico. Vi piace fare giornalismo scientifico? Avete già qualche collaborazione? Scrivete per qualche giornale o qualche rivista? Perché non pensare di iscriversi all'ordine? Non c'è bisogno di essere giornalisti professionisti, potete anche essere giornalisti pubblicisti. Se voi andate sul sito dell'ordine dei giornalisti della vostra città, vedete che in fondo non è così difficile. In linea di massima bastano 2 anni di collaborazione a un giornale, purché siano retribuiti, e allora voi abbiate l'accortezza di conservare gli articoli che scrivete e di documentare attraverso la certificazione dei redditi, dei compensi, il compenso che avete ricevuto. Qua, nel momento in cui questi compensi sono per 2 anni consecutivi, potete tranquillamente chiedere l'iscrizione all'ordine dei giornalisti come pubblicista. Ecco, poter dire sono giornalista pubblicista piuttosto che poter dire sono un traduttore affiliato a ITI fa la differenza. Sono piccole cose, ma fanno la differenza. A questo punto riprendiamo la slide che per errore avevo lanciato prima. Dovete però farvi un esame di coscienza. Dovete chiedervi se siete portati per lavorare nell'editoria scientifica. E allora io mi sono posto 8 domande che vorrei fare con voi. La prima è: avete una solida cultura non solo nel vostro settore ma anche umanistica? Per me questo è fondamentale. Io amo in una maniera
sconfinata. Io ho una grande passione per la letteratura, nonostante mi occupi di scienza, e il mio scrittore preferito è Anton Chekhov. Non a caso Chekhov è il padre del racconto. Parlavamo prima di storytelling e di racconti. Non c'è nessuno ancora oggi che abbia eguagliato nell'arte del racconto Chekhov. Ebbene, Chekhov era un medico e diceva una cosa bellissima. E diceva: la mia moglie legittima è la medicina, la mia amante è la letteratura. Quando mi stanco dell'una, passo le notti con l'altra. È una frase meravigliosa. A mia moglie sta benissimo che, che la notte io mi accontenti di letteratura, tradendo la moglie medicina. E questo per dirvi come uno scienziato senza una cultura umanistica, a mio avviso, non è un buon scienziato. Vi ho fatto prima l'esempio di Rovelli, che continua a scomodare Shakespeare. È una cosa straordinaria quelle pagine in cui evoca il Macbeth piuttosto che la Tempesta. Quindi avete una cultura umanistica a fianco della vostra cultura scientifica? Vi piacciono i libri, la carta stampata? Ritenete di saper scrivere correttamente almeno quanto basta? Avete, questa è una mia fissazione, me lo perdonerete, quei requisiti minimi di ordine, di precisione, di organizzazione da poterli riversare in un testo scritto? Ci vuole logica, ci vuole coerenza, bisogna saper fare un percorso di un certo tipo, ci vuole esattezza, torniamo all'inizio delle parole che vi ho detto. Avete sufficienti conoscenze informatiche? L'abbiamo visto prima, purtroppo oggi senza conoscenze informatiche lavorare nell'editoria è impensabile. Siete disposti continuamente ad aggiornarvi, a studiare, continuamente, 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 a mettervi in discussione? Ahimè, siete disposti ad accettare guadagni modesti? Perché nell'editoria difficilmente diventerete ricchi. Oggi non si diventa ricchi quasi in nessun settore culturale, però nell'editoria meno che mai. E quindi siete disposti ad accettare che farete un lavoro che difficilmente vi porterà a dei lauti guadagni? E poi, sapete quali sono le vostre conoscenze, competenze e capacità? E qui potrei farvi un test. Sapete rispondermi quali sono le differenze? Cioè che cosa è la conoscenza, che cosa la competenza e che cosa la capacità? Le conoscenze sono il nostro percorso culturale, quello che noi abbiamo conosciuto, quello che noi sappiamo. La conoscenza è il nostro sapere. La competenza è un'altra cosa. La competenza è la capacità di, scusate, neanche quello, la competenza è il saper fare, cioè io ho imparato un sacco di cose, ma quante poi realmente ne so fare? Questa è la competenza, e la capacità è il modo in cui so fare queste cose. Quindi dovete fare un attento esame di autovalutazione per capire quali sono le vostre conoscenze, le vostre competenze e le vostre capacità. E a questo punto ho un esercizio che vi divertirà molto, che naturalmente non dovete fare adesso, ma che potete fare nel tempo, quando andrete a casa, e cioè fare una specie di storia di questo genere. Dovete pensare, nella vostra vita, dovete scrivere 10 piccoli temi, 10 esercizi. Pensare alla vostra vita in cui avete risolto, affrontato una situazione particolare. Può essere naturalmente l'esame di laurea, può essere avere superato un esame particolarmente difficile con un professore che non vi lasciava passare, può essere un'emergenza in famiglia, un caro che ha avuto un problema, come lo avete aiutato, come avete risolto il problema, può essere una qualche esperienza lavorativa. Ecco, fate questo tipo di coscienza e chiedetevi, io qui me lo sono scritto perché è importante, quali obiettivi ho raggiunto in quella circostanza, quali conoscenze e competenze, torniamo a prima, ho impiegato in quella particolare circostanza e quali risultati ho raggiunto. Ecco, se voi fate un esame di questo tipo, alla fine, e lo fate con molta serietà e con molta franchezza e con molta lealtà verso voi stessi, probabilmente verrà fuori questo tipo di risultato. È risultato, per esempio, che siete particolarmente bravi a organizzare il lavoro vostro o quello di altri?
Allora, se volete lavorare nell'editoria scientifica, è possibile che vi orientiate verso ruoli di coordinamento. È risultato invece da questi esercizietti che avete fatto che avete un particolare gusto per le immagini, potete pensare a lavorare in un ambito dove ci siano anche delle applicazioni grafiche. Avete invece visto nel vostro test che vi siete rivelati particolarmente scrupolosi, precisi, attenti, potrete lavorare come correttore o nell'editing dei testi. Avete visto che siete particolarmente intraprendenti e bravi a comunicare, probabilmente sarà per voi l'ufficio stampa o il marketing. Avete visto che vi piace stare da soli, che non amate il lavoro di gruppo? Benissimo, vuol dire che potreste proporvi come freelance, come libero professionista, lavorare in solitudine e non come dipendente. Ecco, fate questo esercizio, pensate a questi momenti della vostra vita, io ho buttato lì 10, ma possono essere 2, 3, in cui voi vi analizzate e pensate come siete riusciti a arrivare alla fine di quel problema, quali competenze, quali conoscenze, quali capacità avete messo in campo in quel determinato contesto, in quella situazione, e provate a capire da questo test quali sono le vostre attitudini e quali attitudini voi potete mettere in campo nel vostro lavoro. Ecco, io avrei quasi terminato, sono contento di essere stato breve, così poi vi lascio spazio alle domande. Devo aggiungere però due piccole cose. La prima è che mi sarebbe anche piaciuto, ma ovviamente non posso farlo, parlare delle modalità di lavoro. Una domanda che mi viene sempre fatta, perché questo oggi è molto importante. Devo aprire la partita IVA? Come si fa una nota d'autore? Come posso fare una start-up? Come posso aprire con il mio amico, la mia amica, uno studiolo editoriale? Ecco, queste cose io chiaramente non posso dirvele perché il tempo è tiranno, però è una cosa molto importante. Vi annuncio che a breve sarà disponibile un bellissimo libro, se volete prendere nota, che si chiama Lavorare nell'editoria, pubblicato dall'editrice bibliografica, realizzato dagli allievi del master di editoria della Cattolica, in cui si affronta tutti gli aspetti del lavorare nell'editoria e vi vengono dati anche numerose informazioni riguardo a questo aspetto che io non posso trattare per ragioni di tempo, e cioè l'aspetto fiscale, normativo, che però vi assicuro è importantissimo. Se voi pensate alla tragedia che un libero professionista paga attualmente, grazie alla signora Fornero, è destinato a pagare il 33% del proprio imponibile all'INPS per l'iscrizione alla gestione autonoma. Attualmente è fermo al 27,72, è congelato da 2 anni, ma dovrebbe aumentare di un punto sino a raggiungere il 33%. Voi pensate che questo vuol dire che per 1000 euro di fattura, 330, attualmente 270, vanno all'INPS per una pensione che non avrete mai. Poi naturalmente c'è l'IRPEF, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi... Hanno appena tolto la l'IMU. Ma l'IMU non riguarda. Ecco, quindi questi sono aspetti fondamentali per chi volesse aprire una partita IVA. Però ci sono i correttivi, c'è il regime dei minimi, penso di stare entro i 30.000 euro all'anno, e allora ecco, però di queste cose non vi posso parlare. Invece voglio spendere due parole su una cosa che vi aprirà il cuore, perché Cristina mi ha detto, alcuni dei partecipanti a questo master mi hanno chiesto informazioni su come pubblicare qualche cosa di proprio. Io non so se qui c'è qualcuno di questi. Allora, vorrei spendere questo, due parole, perché è un argomento molto, molto, molto sentito. Anzitutto dovrei fare una distinzione, e cioè se voi intendete pubblicare qualche cosa nell'ambito, cioè avete il classico romanzo o il libro di poesia nel cassetto, piuttosto che pubblicare un argomento nel vostro settore, cioè una ricerca, uno studio, sono due ambiti molto diversi. Però anche qui cercherò di dirvi qualche cosa che abbia un denominatore comune. Siamo in Italia, purtroppo, e l'Italia è un paese dove tutti scrivono e nessuno legge. Se volete scrivere, il primo requisito è leggere, 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 leggere.
Se non leggete sino alla nausea, non incorporerete mai quel mare di informazioni, quei milioni di pagine che soltanto, voi vedrete, io ve lo posso dire anche come esperienza personale, io ho scritto un libricino soltanto 2 anni fa, perché probabilmente tutti quelle migliaia e migliaia e migliaia di pagine che ho letto nella mia vita finalmente hanno sedimentato e prodotto una roba appena appena accettabile. Quindi la cosa più importante, prima ancora di darvi altre informazioni, è: avete letto abbastanza per poter pensare di scrivere qualche cosa di vostro? Detto questo, e per scendere alla pratica, ci sono sostanzialmente 2 modi. Poi mi farete delle domande specifiche, sono anche l'ultimo relatore, per cui non abbiamo premura, se volete farmi delle domande proprio su questo settore vi rispondo molto volentieri. C'è la prima strada, che è quella del self-publishing, che oggi va molto. Vi realizzate un ebook, che non è una cosa difficilissima, lo pubblicate, poniamo, su Amazon, costo 0, e in questa maniera voi avete non solo la soddisfazione di essere in rete con il vostro libro, ma soprattutto vi fate un test meraviglioso, perché questo libro potete addirittura metterlo gratuitamente, se non sempre per alcuni giorni in rete, lo potete far girare ai vostri amici, a chi di dovere, e in questa maniera avere un commento, un parere molto importante, perché ciascuno pensa sempre di produrre qualche cosa di importante. Poi il problema è il confronto con gli altri, sono quelli che mi dicono: tu cosa fai? Ah, io scrivo, sono uno scrittore, sono un poeta. Ah sì, e chi l'ha detto che sei un poeta? Cioè, non sei tu che puoi dire sono uno scrittore o sono un poeta, magari non è neanche, ce lo insegna la storia, addirittura La ricerca del tempo perduto venne rifiutato da un editore inizialmente, quindi non è neanche il commercio a sancire se quello è uno scrittore, però c'è una via di mezzo, lo capite bene, quindi dovete metterli in mostra affinché il vostro libro possa essere letto e giudicato da altri. Quindi il self-publishing è un'occasione formidabile, a costo praticamente 0. Oltretutto oggi c'è da parte degli editori ufficiali un lavoro di reclutamento, di scouting editoriale, viene chiamato così, per cui gli editori vanno proprio a cercare nel self-publishing quelle cose che potrebbero essere interessanti. Ci sono moltissimi autori che si sono pubblicati da sé e che poi hanno ricevuto da un editore una proposta di pubblicazione seria perché il loro libro è piaciuto. Non siete capaci di farvi l'ebook, non siete capaci di fare tutta questa procedura, ci sono 2 modi. La prima è imparare. La stessa Amazon, per esempio, vi dà gratuitamente il manualetto come fare un ebook per Amazon. Non avete tempo, non avete voglia, ci sono altre piattaforme, tipo per esempio Simplicissimus oppure You Can Print, dove voi potete, con una spesa modica, avere anche un servizio di editing, cioè vi viene rivisto, elaborato il vostro materiale, e un servizio anche di realizzazione dell'ebook. Questa è la prima strada, cioè il self-publishing, tutto da sé, come nel primo caso, oppure mediato da dei professionisti che con una modica cifra vi guidano. La seconda cosa, se credete molto al vostro lavoro, vi assicuro, mandarlo direttamente a un editore è molto difficile, cioè o avete un contatto preciso o altrimenti rischiate, nella migliore delle ipotesi, che rimane mesi e mesi sulla scrivania dell'editor, del redattore, nella più facile delle ipotesi che viene cestinato e mai letto. Allora la via di mezzo, sempre se credete nel vostro lavoro, è di affidarsi a un'agenzia editoriale, con un costo tutto sommato modesto. Una buona agenzia editoriale, vi faccio 2 nomi, la ALI, Agenzia Letteraria Italiana, e la Grandi e Associati, anzi me ne sono segnato un terzo, voi potete mandare, ecco il terzo è Perroni e Morli, sono 3 grandi agenzie editoriali italiane. Voi potete mandare il vostro manoscritto a questa agenzia, pagare una cifra che non sono 2 soldi, però non so, per esempio la Grandi Associati chiede 450 euro per un libro normale di medie dimensioni. Non è poco, ma non è neanche, se uno crede molto nel suo lavoro, un grande investimento.
è un'ottima strada per due ragioni semplicissime. La prima è che l'agenzia legge veramente il vostro libro, lo fa in tempi molto brevi, 3 settimane, 1 mese, e vi dà un feedback notevole, vi dice in che cosa vale il vostro libro e quali sono i punti buoni e quali sono i punti critici, e vi dice addirittura che cosa potreste fare per migliorarlo. Se poi, seconda cosa, succede che crede nel vostro libro, che vi piace, sarà la stessa agenzia che, avendo molti contatti editoriali, lo propone a un editore, in fondo è il suo interesse, perché poi hanno una percentuale, e quindi in questo caso vedete che il vostro investimento è veramente un investimento. Quindi questo è quello che mi sento di dirvi. Se poi avete altre domande più specifiche, io sono qui a vostra disposizione. Io vi ringrazio moltissimo, ho considerato veramente un onore essere stato invitato a questo Master della Scienza qui a Padova da voi, e non avete idea del piacere che mi ha fatto condividere questa esperienza con voi. Grazie. Bene, bene. Allora, ovviamente siamo noi molto contenti, ci hai dato anche a me un sacco di dritte, e quindi siamo molto, molto riconoscenti di questo intervento. Qualche domanda? Sì? Arrivo, scusami. Ringrazio Tiziano per la presentazione bellissima che ho seguito con immenso piacere. Io da un certo punto di vista faccio parte del settore, ma ovviamente ho molto da imparare. Due cose. Sì. Uno, vorrei spezzare una lancia. Hai, insomma, scoraggiato un po' tutti gli studenti ad avvicinarsi al mestiere, però devo solo spezzare una lancia. È un lavoro bellissimo, poi ovviamente, insomma... lo saprai molto meglio di me. Un'altra cosa, ci sono degli strumenti, oltre ai master, che sono secondo me degli strumenti estremamente preziosi, anche i corsi, ci sono immagino anche degli altri strumenti. Uno strumento sicuramente potrebbe essere, da citare, il manuale di redazione. Grazie. Che per, insomma, io l'ho letto e l'ho raccomandato anche a molti colleghi che l'hanno poi apprezzato, per cui secondo me due parole potrebbero andare spese. Ma mia nonna diceva che si loda e si imbroda, per però cui in questo caso lo chiedo, me lo sono vietato. Cioè, nel senso, no, ma due parole, e su quelli che potrebbero essere invece degli altri strumenti utili anche da tenere sulla scrivania, al di là, insomma, certo, del manuale firmato da Tiziano e da Cristina, giustamente. Allora, comincio a rispondere a questa domanda e vi rispondo con una slide, nel senso che avevo preparato, e cioè ecco una bibliografia di base che potete utilizzare per avvicinarvi al mondo dell'editoria scientifica. Sono tutti manuali di redazione, tra i quali c'è anche, ringrazio Ilaria, il mio e di Cristina, però il mio è proprio specifico nell'ambito medico-scientifico. Prima ancora ci sono quei manuali di redazione che insegnano proprio il mestiere, le maiuscole, le minuscole, il corsivo, il tondo, il grassetto, le citazioni, gli a capo e tutte queste cose qua che è fondamentale sapere per potersi definire un redattore. Per cui ecco il manuale di redazione della IDGEO, soprattutto la Bibbia del redattore, e che è il nuovo manuale di stile di Roberto Lesina della Zanichelli, libro fantastico, ripeto, la Bibbia del redattore, e poi questi manualetti velocissimi e semplicissimi della Associazione Formazione Giovani Pia Marta, che sono Lavorare nell'editoria, il piccolo dizionario dell'editoria, il piccolo manuale del correttore di bozza e il piccolo manuale di editing, a cui aggiungere quello di imminente pubblicazione, e che è appunto il Lavorare nell'editoria. Volevo aggiungere che le presentazioni saranno visibili finché l'Enel darà corrente elettrica, quindi per carità, fotografate, però volevo rassicurarvi che tutte le presentazioni di cui avremo liberatoria saranno visibili, questa è una di quelle. Altre domande? Risposte? Possibile che sul pubblicare un libro
Non ma ho dai, che ne avene, abbiamo tutti almeno uno nel cassetto, io ne ho pubblicati 5 e uno non ho coraggio di pubblicarlo. Prego. Io avrei una curiosità. Avrei una curiosità scaturita dal discorso iniziale sulla parola cancro. Sì. Come si fa a distinguere quando c'è la reale necessità di usare la parola esatta e non una che può dare adito a interpretazioni sbagliate e quando invece non si cade nel cosiddetto politicamente corretto, per cui non uso certe parole per non offendere anche quando magari non è. Faccio un esempio che mi ricordo, la parola sordomuto è stata sostituita prima con non udente preverbale, dopo i sordomuti si sono offesi perché non udente è qualcosa di negativo e allora si è mediato su sordo preverbale. Io non ho mai inteso la parola sordomuto come qualcosa di offensivo, eppure certo. Non si può più usare. No, c'è proprio una legge che non la fa più usare questa parola e quindi la sua opinione sul qual è la giusta misura tra usare la parola esatta e non cadere su questi che secondo me sono delle perdite di tempo, ecco, certo. Tutto qua. Ma gli esempi sono infiniti, se voi pensate che il netturbino è diventato un operatore ecologico, il bidello, che per me non ha mai avuto una connotazione negativa, bidello, fa il suo mestiere, c'è il bidello, c'è l'insegnante, il bidello oggi cos'è? Un ausiliare anche lui, operatore scolastico, però io non ho mai pensato dicendo bidello a uno di offendere, no, per l'amor di Dio, così come handicappato, una volta si diceva senza problemi, oggi si dice handicappato sei veramente guardato male, no? Non è una risposta facile, io chiaramente mi attengo alla scienza, alla medicina. L'esempio di tumore, oltretutto, è oggetto di una battaglia, perché per esempio il professor Veronesi, nel momento in cui ha lanciato questa battaglia, si è fatto anche dei nemici. Pensatene una, da AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, che vive di finanziamenti, eccetera, ha addirittura nel suo nome la parola cancro e quindi chiaramente dice ma come, cioè nel momento in cui non mi fai crollare tutto, no? Quindi è stato addirittura attaccato per questo, però la sua è una battaglia culturale, nel senso che cancro, come vi dicevo, evoca qualche cosa di veramente brutto, di terribile, per cui dice usiamo la parola tumore o piuttosto neoplasia. Poi arriviamo ai medici che per non far capire al paziente proprio niente scrivono CA sulla ricetta, no? E il paziente dice boh. Qui c'è tutta una letteratura anche qua straordinaria, si potrebbe ridere all'infinito, no? Della paziente ignorante a cui il medico dice ma signora, sua moglie è diabetico? No, benzinaio. No. Cioè quando l'ignoranza è proprio totale, no? Ripeto, per me la risposta può essere una sola, il buon senso. Cioè il buon senso è quello che ci fa capire qual è il limite tra il termine che effettivamente non può più essere accettato senza però cadere nel termine che veramente è una elegia, come nel caso dell'operatore ecologico, che uno lo dice all'estero, dice però caspita, complimenti, e poi invece è un netturbino, con tutto il rispetto per i netturbini ovviamente, no? Però questo cioè, non ci deve far cadere nel chiamare con un nome diverso quello che non è, per cui secondo me non esiste una risposta, o se esiste la risposta è soltanto il buon senso. Ci sono, qua, posso fare un commento io su queste cose qui? Ci sono dei, adesso i giornalisti devono fare dei corsi obbligatori, tutti quelli che hanno il tesserino, sono dei corsi demenziali, in particolare quello fatto dall'Ordine Centrale, che è su quali parole usare, quali no. Tu li hai fatti, Lisa, forse, no? Ecco. Io sarei costretto anch'io, perché anch'io ho il tesserino, insomma, me ne frego, non li faccio.
e stiamo arrivando al punto in cui sono arrivati, per esempio, negli asili, parlavo l'altra sera con la figlia di un'amica, negli asili parigini, che non puoi raccontare la storia di Cappuccetto Rosso perché il lupo non è cattivo, non mangia le nonne non hanno la cuffia ma vanno a lavorare a fare lo skateboard fino a 120 anni e quindi brutto anatrocolo, tutte queste cose che hanno, ci hanno fatto fare passare un pezzo di infanzia, ma queste personalmente, io personalmente, se voi studiate la storia, quando noi studiamo la storia, sappiamo che queste sono cifre di una civiltà incollata, insomma. Prego. Mi è piaciuta molto la parte del giornalismo scientifico, no? E uno degli aspetti è quando i giornalisti, il giornalismo scientifico, il giornalista usa termini, per esempio, generici, diabete, che comprende diabete tipo 1 e tipo 2, creando false aspettative, oppure ho visto certi siti dove si diceva trovato superfarmaco e si citava un lavoro che era stato ritrattato, quindi non confermato, quindi volevo sottolineare l'importanza delle fonti, no? Delle fonti che talvolta i giornalisti scientifici non conoscono proprio, confondono. E certo. Questo è un fatto piuttosto grave, non tanto per il medico che si vede arrivare i pazienti, ma per i pazienti stessi che si illudono, no, che una cura è stata trovata perché è citato magari un articolo che per questo articolo si è risultato ritrattato. Certo. Anch'io volevo aggiungere un commento ancora, nel senso che secondo me stiamo sovrapponendo anche più livelli, no, sull'educazione linguistica, perché c'è, da un lato è proprio anche il medico o lo specialista che dovrebbe avere più, cioè, lei giustamente dice il buon senso, però non tutti hanno una formazione linguistica che permette anche di decidere la parola da usare correttamente. Allora in questo senso secondo me dei passi avanti si stanno facendo anche a livello, cioè io ho visto che qui all'Università di Padova si tengono adesso dei corsi di lingua, sul linguaggio per i medici, in facoltà. È una cosa che è passata da poco, me ne occupo anch'io, per cui lo so. E secondo me è un primo passaggio, nel senso che anche lì, cioè, c'è un primo livello. Poi c'è il comunicatore, il giornalista, come diceva qualcuno, e poi c'è il livello poi della comunità, diciamo, che poi fa la lingua. Alla fine diciamo sempre, no, le parole sono quelle, le fanno le persone che le parlano, alla fine la lingua la fa la gente, però se dall'alto anche non c'è un uso corretto e non c'è una certa condivisione, è difficile, per cui che anche nella formazione dello specialista si inizi a parlare di lingua secondo me sarebbe fondamentale. Sì, però sa qual è un ostacolo? Che tante volte è lo stesso specialista che ritiene che portare alla gente comune il proprio sapere lo possa impoverire. Cioè, l'esempio ci viene dalla Zecca Garbugli dei Promessi Sposi, no? Cioè, nel senso che il parlare forbito è un modo per tenere le distanze con il popolo e non metterlo nelle condizioni di capire. Guardate che ancora oggi, ancor più che i medici, un linguaggio che è veramente inaccessibile è quello degli avvocati. Cioè, se voi leggete, ma io quando mi capita di sentire per errore, perché non la vedo, ma magari è accesa, quando mi capita di sentire forum, che pure è facilissimo, no? Però quando poi c'è il giudice alla fine, su delle cose anche banalissime, tipo una separazione, dice delle cose, dice, ma che cosa ha detto? Cioè, non si capisce. Eppure, paradossalmente, diciamo, la specificità dell'avvocato, la sua distanza rispetto al vulgo, la fa proprio il suo sapere che non è condivisibile dagli altri. E tante volte anche il medico preferisce mantenere le distanze perché nel momento in cui parla difficile il paziente non lo capisce e paradossalmente ha un rispetto maggiore per lui perché dice, vabbè, l'ha detto il medico, ecco. Però una lezione di umiltà sarebbe fondamentale, sono d'accordo. Ecco, scusate, io devo chiudere qui perché...